Buongiorno a tutti, siamo qui con Roberto Barcellan, Head of Data Service Unit di G4 Informatics della Commissione Europea. Siamo qui parlando di data driven decision, di data driven administration. In questo senso, quanto la Commissione Europea è un'organizzazione data driven e come sta facendo, cosa sta facendo su questo fronte? Buongiorno innanzitutto, chiaramente i dati sono un bene che la Commissione Europea riceve, tratta e usa e noi stiamo cercando di diventare un'organizzazione data driven, questa è la nostra sfida e per questo c'è molto impegno da parte della Commissione e dei commissari a creare un ecosistema di dati che noi raccogliamo dai paesi o che sviluppiamo internamente e che ci permette di prendere delle decisioni che siano basate sui dati. Infatti la Commissione Europea produce delle politiche e queste devono avere un riferimento ai dati per poter essere efficaci e portarci verso il futuro. GDPR ha in qualche modo aperto una nuova era rispetto alla conservazione e alla tutela dei dati personali, però ci sono degli ambiti in cui dati personali e dati non personali si vanno in qualche modo ad intersecare. Quali sono i dati che si possono aprire, mettere a disposizione delle organizzazioni pubbliche per sviluppare politiche più efficaci e quali no? E la Commissione Europea come può intervenire per chiarire questo, diciamo, confine a volte un po' labile? La Commissione Europea con le sue politiche per l'Unione Europea stabilisce qual è il contesto in cui ci si muove nell'ambito dei dati. Il GDPR ci ha portato ad essere dei precursori in quest'area a livello mondiale e questo è riconosciuto da tutti i paesi. Ovviamente nell'ambito dell'applicazione abbiamo notato che ci possono essere dei problemi come quelli che lei ha citato di commistione tra dati personali e non personali e quindi ci sono, diciamo, due diverse direttive che coprono la cosa. La Commissione a breve produrrà delle linee guida su come gestire questi pacchetti di dati in cui ci sono una parte di dati personali e una parte di dati non personali e darà le istruzioni su come interpretare e muoversi in questo contesto. In questo senso immagino che il GDPR sarà un po' la bussola. Esattamente, perché lo scopo principale è proteggere i dati personali, questa diciamo è la parte più importante e quindi sarà, come ha detto lei, una specie di bussola nell'interpretazione su come gestire questi pacchetti di dati che sono, diciamo, molto collegati tra di loro. E ringraziamo Roberto Barcellan.